Cari ragazzi, buongiorno. Siamo al 3 di settembre, sono finite le ferie, dovremmo, speriamo, ricominciare una vita normale in tutte le nostre attività, in tutte le nostre cose. Chiediamolo al Signore che ci aiuti in questo, soprattutto nel rivivere la normalità alla luce del Vangelo. Quest'oggi il Vangelo è preso da Luca. E in quel tempo i farisei, i loro scribi, dissero a Gesù: i discepoli di Giovanni digiunano spesso e fanno preghiere, così pure i discepoli dei farisei. I tuoi invece mangiano e bevono. Gesù rispose loro: potete forse far digiunare gli invitati a nozze quando lo sposo è con loro? Ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto. Allora in quei giorni digiuneranno. Diceva loro anche questa parabola: nessuno strappa un pezzo da un vestito nuovo per metterlo su un vestito vecchio, altrimenti il nuovo lo strappa e al vecchio non si adatta il pezzo nuovo preso dal nuovo. Nessuno versa vino nuovo in odri vecchi, altrimenti il vino nuovo spaccherà gli odri e si spanderà e gli odri andranno perduti. Il vino nuovo bisogna versarlo in odri nuovi. Nessuno poi che beve il vino vecchio desidera il nuovo, perché dice: il vecchio è gradevole. Parola del Signore. Vedete, ci chiama ad una riflessione molto bella Gesù. Ci chiama ad essere nuovi nel nostro comportamento, ad essere nuovi in tutti i nostri modi di agire e di fare. Dobbiamo vivere la gioia della presenza del Signore. Dobbiamo vivere e trasmettere questa gioia che viviamo con quella vita che il Signore ci chiama a vivere quotidianamente. Vedete, stiamo passando momenti che a volte portano allo scoraggiamento, a volte portano un po' all'amarezza della vita quotidiana. Qualcuno già dice: ho vissuto tutto e le cose belle sono finite, è meglio che me ne vado. Il Signore invece ci chiama ad agire in modo contrario, a saper riportare un po' di positività nella vita quotidiana, specie per i più giovani, proprio perché il Signore è con noi. Non può digiunare il discepolo mentre il Signore è con lui. Però nello stesso tempo il Signore ci chiama a questa vita un po' più intensa, un po' più di sacrificio, un po' più di digiuno anche spirituale da poter offrire. Il segreto della preghiera che dobbiamo fare ogni giorno è proprio il saper pregare nel segreto del nostro cuore. E il Signore ci invita a questo. Chiediamogli la forza e la grazia e la capacità di saper donare ogni giorno un po' della nostra vita, di saper portare un po' della nostra gioia e di saper dare agli altri quello che abbiamo noi. E la cosa più grande e più bella che noi abbiamo è proprio la presenza di Gesù. Con questo vi auguro una buona giornata, con questo vi auguro la benedizione del Signore e con questo vi auguro la grazia che il Signore ci dà a chi lo sa ricercare con gioia. Oggi, fra l'altro, ricordiamo un grande santo, è la festa di un grande papa che aveva nel suo spirito proprio la Chiesa nella liturgia e la Chiesa nella missionarietà, San Gregorio Magno, che si era preoccupato tanto di rinnovare la liturgia. Si era preoccupato tanto di evangelizzare l'Europa contro le invasioni barbariche e via dicendo. Ecco, chiediamo anche a lui questa forza e questa capacità di saperlo imitare come lui ha vissuto la presenza di Gesù nella sua vita e nella Chiesa. Che il Signore vi benedica e vi aiuti sempre. Buona giornata.
Se il commento al Vangelo ti è piaciuto, clicca qui sotto su iscriviti e non dimenticare di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornato sui contenuti del canale YouTube della Pastorale Giovanile dell'Arcidiocesi di Siena, Colle di Valdelsa, Montalcino.